Allora, vediamo un attimo. Ok, adesso mi vedi? Non so perché non me lo dava. Allora, aspetto che arrivi qualcuno, che entri qualcuno e poi cominciamo. Ok, ciao ragazzi, adesso sì, c'era qualcosa che non funzionava nel telefono, ciao. C'era qualcosa che non andava. Ok. Perfetto, aspettiamo che arrivi un po' di gente. Benissimo. Prima non funzionava, non riuscivo a vedere, mi vedevo solo io e basta. Aspettiamo che arrivi un po' di gente. C'era tanta gente in vacanza. Grazie. Ciao Franci, come stai? Ciao Franci. Ciao Maria. Come stai Franci? Sei in vacanza o sei al lavoro? Ciao Carla, ciao Angela, ciao Vera, ciao Mary. C'è qualcosa che non funziona bene perché non mi dà l'occhietto, ma va bene lo stesso. L'importante è che veda i commenti perché tanto sono le domande poi che mi interessano. Allora dovete scusarmi, faccio la diretta in camera da letto perché ho. Ah, stai ancora lavorando, Franci? Perché ho un micio che alle 8 mi aspetta sul letto, perciò, e poi ho il ventilatore in camera, ho l'attacco del telefono in camera, perciò. Devo farla in camera da letto stasera, ma tanto sapete che non sono normale, perciò va bene così, no? Buonasera, ciao Marinella, ciao Eleonora. Spero stiate bene, c'è molto caldo, stiamo soffrendo il caldo. Ciao Adele, ciao. Sono qui con la Morgana vicino al telefono. No, Enrico, sì, l'ho cambiato perché me l'avevano bloccato. L'avevano bloccato già un 20 giorni fa, poi il giorno del mio compleanno, no, più di 20 giorni fa, il giorno del mio compleanno me l'hanno bloccato ancora al mattino e ancora alla sera, mi ha fatto il regalo del compleanno e ho dovuto cambiare password, ho dovuto cambiare tutto, perciò probabilmente deve, non lo so, cioè, ho sempre qualche problema, però va bene, si vede che si divertono in questo modo e va bene così. Ciao Maglia, ciao Michela, ciao Daria. Ciao Daria, ciao. C'è caldo, eh? Però oggi c'è un po' freschino. Ieri sera da noi è venuto. Ah, allora ecco perché. Adesso ho provato. Probabilmente avevo dei problemi. Cioè, guarda, mi hanno bloccato i due telefoni, mi hanno bloccato il computer, è stato un casino. Ancora ieri ho dovuto tribulare col computer a sistemarlo, guarda, è un disastro. Comunque, vabbè, lasciamo che si divertano, eh? E mi sono, non ci ho pensato, Enrico, avevi ragione, hai ragione. Io non è che sai che non me ne intendo molto di tecnologia, eh? Allora, saluto Anna, ringrazio Anna ed Enrico per questa diretta, come al solito. È sempre un piacere poter stare un po' insieme. Io non vedo l'ora che arrivi. Buonasera, Maurizio. Non vedo l'ora che arrivi agosto, così mi metto a scrivere il mio libro. Ho tante storie da raccontare. Penso che sia molto bello. Penso che piangerò mentre lo scrivo, perché poi raccontare le storie degli altri, no? Raccontare le storie vere, raccontare le storie dei genitori. Ciao Patrizia, raccontare le storie dei genitori, vivi un po' la loro storia, di conseguenza. È sempre molto commovente, toccante.
Il libro si chiamerà La voce del cuore, penso proprio che sia un titolo molto adatto perché loro ci parlano attraverso la voce del cuore. Di conseguenza è... Ciao Beppe, ciao, ciao Beppe. Di conseguenza penso che sarà un libro molto bello. Mi metto a scriverlo all'inizio di agosto. Il 1° agosto vado a trovare giù una mia amica. E poi dal 2 mi metto sul libro e non mi muovo più. Riceverò solo il martedì. Ciao Cinzia. Riceverò solo il martedì, tanto per non accumulare tutti gli appuntamenti a settembre, però vabbè. Intanto vado avanti col mio libro e mi rilasso anche un attimo perché sono un po' stanca. Ho viaggiato fino alla settimana scorsa, di conseguenza sono stati 3 mesi abbastanza pesanti. Però ringrazio sempre tutti perché ho incontrato delle persone sempre meravigliose e speciali. Allora, spero che mi arrivino le domande, siccome me ne arrivano molte in privato e non riesco a rispondere sempre a tutti in privato perché non ho il tempo materiale. Perciò, se mi fate le domande, le rispondo volentieri qua, faccio prima, ecco, in questa rubrica. Enrico che sta rispondendo a Francesco. Francesco è un amore, non so se lo conosci personalmente, Enrico, ma è una persona straordinaria. Ciao Ada, ciao. Perciò aspetto le vostre domande, se avete qualcosa da raccontare, se avete... Vi voglio raccontare io una cosa che scriverò sul libro, però ve la voglio raccontare perché è stata straordinaria. Poi è avvenuta nel giro di pochi giorni, di 2 o 3 giorni. Praticamente sono andata a Rimini, sì, 2 settimane fa, un po' più di 2 settimane fa, il 9 e il 10 luglio sono andata a fare dei contatti e sono venute 2 coppie di genitori con me. Eravamo in spiaggia, stavamo parlando, la figlia, no, Angela, non vengo in autunno a Bari, non ci vengo, non faccio più viaggi così lunghi, sono troppo pesanti, sono veramente presa a casa, non riesco più a fare viaggi così lunghi. Ciao Angela. E eravamo in spiaggia, stavamo parlando e poi io dovevo ripartire oltretutto. E praticamente mi arriva un messaggio dalla figlia di Paola e di Renzo e mi dice lì con mamma di questo salviettone, di un salviettone turchese con una stella marina al centro, con i brillantini. E Paola mi dice: guarda, non ho nessun salviettone di questo tipo. Poi l'altro giorno, qualche giorno fa, stava partendo per le vacanze. E mi manda la foto di questo salviettone con turchese con una stella marina al centro e brillantini. Anzi, se ce l'ho, ve la faccio anche vedere perché poi tanto la metterò sul libro. Perciò non è, è una prova molto bella. Oltretutto, adesso se la trovo, ve la faccio vedere. Se la trovo, ce l'ho qui, ve la faccio vedere subito. E mi manda questa foto, non so se riuscite a vederlo, ecco, così forse lo vedete. È un salviettone turchese con una stella marina al centro e ha anche i brillantini, forse la luce non ve lo fa vedere, aspetta, è così, ecco, così forse la vedete meglio. Perciò direi che è una prova molto grande, no? Paola mi disse che non sapeva nemmeno di avere questo asciugamano, probabilmente era della figlia, non... Perciò queste sono le cose che ci dicono in anticipo, queste sono le cose che ci mandano e le prove che ci dicono che sono qua con noi. Allora, Francesca di Trapani, aspetta un attimo che leggo. Ascolto per la prima volta il tema di questa sera. Il tema di questa sera sono le vostre domande, sono qui per rispondere alle vostre domande. Questa è la mia rubrica, in cui faccio una diretta di 1 ora una volta al mese, grazie ad Anna e a Enrico, e rispondo alle vostre domande. Ciao Cinzia, ciao Tina. No, Patrizia, non vengo in Veneto, te l'ho detto, non faccio più viaggi lunghi, vengo a Verona però, a Verona perché in giornata faccio il viaggio, sono vicina, perciò ci vengo a Verona.
Non credo, Angela, anche perché guarda, ti dico, sono rimasta senza la ragazza che mi si occupa dei gatti, perciò non saprei proprio come fare. E poi sono stanca, cioè di fare questi viaggi così lunghi, sono un po' stanca. Sono stata un po' delusa, insomma, da alcune cose, non sto lì a spiegarvelo perché non ha nessuna importanza, non è quello il motivo su Bari, io non sono mai stata delusa, di conseguenza non ho nessun motivo di questo genere, però sono viaggi molto lunghi per me, io a casa ho appuntamenti tutti i giorni, ho questa casa enorme, ho i gatti da curare. Francesca, non faccio contatti da lontano, io a distanza, soprattutto in diretta. Non faccio assolutamente contatti in questa diretta. Rispondo alle domande, parliamo di questi argomenti, parliamo di loro, ma non chiedetemi contatti in diretta o a distanza o al telefono, li faccio solo personalmente. Emiliana dice: desidererei mammina mia, dove si trova, cosa prova, ho paura. Non devi aver paura perché tua mamma sta comunque bene. L'Oltre è un posto bellissimo, è la nostra casa, è dove andiamo tutti, da dove arriviamo tutti, scusate la coda di Morgana, da dove arriviamo tutti, il tragitto, chiamiamolo proprio tragitto che facciamo su questa terra, è la nostra vita, è il nostro percorso, ma la vera vita è dall'altra parte. Perciò state tranquilli, non stanno male, si stanno benissimo, sono felici, sono sempre vicino a noi, ci fanno sentire, ci danno migliaia di prove e lo dico sempre, l'inferno è proprio il percorso terreno perché è qui che abbiamo la sofferenza e qui che abbiamo delle prove da superare. Ciao Cri, ciao. No, Lara, l'ho appena spiegato, sono sereni dall'altra parte, non dovete aver paura che stiano male, anzi. Ci sono anche tante testimonianze di persone che sono entrate in coma, che sono morte per qualche minuto e hanno raccontato quello che hanno visto e hanno raccontato solo di luce, di pace, di questa sensazione di amore infinita, di una vita felice, c'è cioè la felicità assoluta. No, di niente, Emiliana, è una domanda, io ti ho risposto, figurati. Ciao Simona. Beppe dice, prendete un bell'aereo e andate a trovare fino a casa, Susi. Avere un contatto mediano è qualcosa di meraviglioso. Sì, ho tanta gente che prende gli aerei, che arriva a fare... Pensa, ieri avevo una signora che è arrivata da Foggia con suo marito, poverina. Con il suo cagnolino sono venuti a fare un contatto per la sua mamma. Lara dice, dopo quanto avviene la reincarnazione? Dopo tantissimi anni, Lara. Non so di preciso quanti, però mi hanno detto dopo tantissimi anni. Buonasera Oriana. Maria Laura dice: ma loro hanno dei compiti lì? Assolutamente sì. Hanno il compito di aiutarci, di farci sentire, di continuare a vivere. Scusate, ma ho la gatta che mi sposta il telefono. E hanno il compito di proteggerci, di starci vicino, di farsi sentire, di guidarci anche attraverso dei segnali anche un po' nascosti, anche un po'. Come posso dire, non nascosti, ma dei segnali molto evidenti, ma in cui noi a volte non ci accorgiamo, non riusciamo ad accorgerci quello che ci dicono, quello che ci vogliono indicare, no? A volte sono delle sensazioni, arrivano attraverso le nostre sensazioni interiori. Se non ci sentiamo di fare una cosa, non facciamola, è la cosa giusta. Simona mi dice: Susi, buonasera, mi racconta dei nostri amici pelosi nell'oltre? Grazie, ho appena perso la mia gattina, mi farebbe piacere che mi raccontassi qualcosa di loro. Grazie, se puoi. Assolutamente sì, Simona, io amo i gatti e tutti gli animali in genere. Ho 30 gatti e un cane. Vanno nello stesso posto dove andiamo noi, si fanno sentire. Ti racconto un particolare che è per me molto carino, di una gattina che mi è morta 3 anni fa. Io prendo gatti ammalati, di conseguenza in molti se ne vanno, perciò li curo finché posso, li tengo con me finché posso, poi quando è il momento li aiuto se c'è bisogno, perché hanno delle malattie anche gravi. Praticamente questa gattina che si chiama Musetta, ho dovuto farla sopprimere perché stava veramente male, aveva 29 anni.
Lei aveva le unghiette lunghe dei piedi, delle piedi, delle zampine, per me sono esseri umani, perciò piedi o zampine è la stessa cosa. E quando veniva sempre a letto con me, vengono in realtà tutti a letto con me, ma lei in particolare era sempre proprio appena andavo a letto io veniva anche lei e sentivo queste zampette, il rumore delle unghiette sul pavimento. Io l'ho fatta sopprimere in un pomeriggio, alla sera quando sono andata a letto, che oltretutto piangevo anche perché io piango quando muoiono i miei gatti, anche se so che stanno bene, anche se so che li sento, però il distacco è umano e io sono umana, non sono un essere superiore, perciò il magone mi viene. In un certo punto ho sentito queste zampette, sentivo tin, 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 le unghiette. I gatti che avevo sul letto si sono spostati, hanno lasciato un cerchio vuoto dove lei dormiva alla mia destra, vicino al cuscino. E quando si è sentito questo rumore delle unghiette, poi io naturalmente l'ho vista e hanno fatto spazio a lei, perché è venuta lì a dormire ancora quella sera lì. Ma si fanno sentire tanto, cioè sono proprio materiali, sia gli esseri umani sia gli animali. Antonella dice: ogni volta che vengo da te mi emoziono. Grazie, sono contenta. Stella dice: ho sognato mio figlio disincarnato che teneva la mano ad un moribondo, lo aiutava a passare dall'altra parte. 2 giorni dopo ho trovato un uomo come quello sognato, sepolto vicino a mio figlio. Credo che lui faccia anche questo di là. 2 giorni dopo ho trovato un uomo come quello sognato, sepolto vicino a mio figlio. Cosa vuol dire disincarnato, Stella? Spiegami cosa intendi per disincarnato. Ho sognato mio figlio disincarnato che teneva la mano ad un moribondo, lo aiutava a passare dall'altra parte. Beh, loro aiutano chi deve andare dall'altra parte, cioè è quello che fanno, ci accolgono quando noi andiamo dall'altra parte, perciò è anche quello che fanno. Poi ognuno, a volte mi è capitato in contatti che c'erano ragazzi che accoglievano i bambini, c'erano bambini che accoglievano i bambini che erano, comunque se ne andavano con la stessa malattia, è quello che fanno. I sogni sono collegati o sono un caso? No, i sogni sono collegati, i sogni sono degli incontri. Quando noi sogniamo, i nostri cari è perché ci vengono a trovare. Perciò la sensazione che abbiamo al mattino è incredibile, proprio di averli vissuti materialmente, fisicamente, in un abbraccio, in una parola, in una sensazione. La mia Giuseppina, ciao Giuseppina, un abbraccio. Gabriele, ciao. Stella dice: mio figlio è disincarnato da 3 anni. Non capisco cosa intendi disincarnato da 3 anni. Tuo figlio è morto quando? Spiegami perché non riesco a capire. Per me non funziona così. Non so se ho capito male o se. Spiegami cosa intendi che è disincarnato da 3 anni e da quanto tempo se n'è andato. Sì, lo so che disincarnato non significa morto. Disincarnato per me non significa morto. Forse è un termine che io non ho mai usato, ti ringrazio per avermelo spiegato, però per me sono più vivi che mai, di conseguenza è vero che disincarnato vuol dire che non ha più carne, ma non avevo capito che intendevi in quel senso. Allora vado a rileggere il messaggio perché così. Tutti accolgono le persone che vanno dall'altra parte, lo fanno tutti quelli che sono di là. Siamo sempre accolti da loro. Ok, adesso ho capito cosa intendi, pensavo intendessi un'altra cosa. Maria Laura dice: io ho perso mio fratello qualche mese fa. In questi mesi ho avuto diversi segnali, ma mia mamma non riesce a vedere e sentire niente, non riesce neanche a sognarlo. Com'è possibile? Perché probabilmente il dolore, Maria Laura la chiude. Quando abbiamo dei forti dolori o quando non siamo propensi a capire quello che sentiamo, ci chiudiamo. Scusate, stavo guardando il mio gatto. Non riusciamo a capire e a sentire quello che ci dicono, perciò il dolore chiude molto.
Beppe dice, confermo, ho sognato mio padre 110 volte in meno di 2 anni. Confermo, ho sognato a mio padre 110 volte in meno di 2 anni. Non ho mica capito, ma forse io stasera non riesco a capire, forse sono rincoglionita, ma non capisco cosa vuol dire. Ho sognato mio padre 110 volte in meno di 2 anni. Scusate un attimo, scusatemi solo un secondo. Succede, Tato? Scusatemi, ma ho avuto il miciotto che non è stato bene. Simona dice. Arrivo, adesso continuo a leggere. Simona dice grazie per quello che faccio per i miciotti. Sì, Stella, adesso ho capito il senso. Pensavo intendessi qualcos'altro. Io uso dei termini molto semplici, per quello che non riuscivo a collegarmi a questa parola. Ciao Laura. Cristiana dice oggi sarebbe stato il compleanno di una mia amica morta nel 2016, ma non l'ho mai sognata, eravamo molto unite. E a volte siamo talmente chiusi che non riusciamo a percepire i sogni o a ricordarceli. Ciao Ada, 110 volte mi ha fatto visita nei sogni. Ah, ok, Beppe, è venuto 110 volte a farti visita. È una fortuna, perché sai. Non arrivano spesso in sogno. Ciao Gloria. Allora sto leggendo i commenti. Dai, Bignè, per favore, stasera c'ho anche i gatti agitati, non so cosa c'è nell'aria stasera. Vai giù. Allora, sto leggendo i commenti, eh. Se ho perso qualche domanda. Penso di avere risposto a tutti. Sì. Allora, Carlita, buonasera, grazie Susi per il bel contatto che mi hai fatto la settimana scorsa. Continuo a riascoltarlo, mi dà consolazione. Sono Carlita da Verona. Ah, ciao Carlita, sì, mi ricordo di te, siete venuti da poco tu e tuo marito. Grazie. Francesco dice vogliono partecipare, sì, partecipano anche loro. Gloria dice ho incontrato mia mamma diverse volte nel sogno, è bellissimo quando. Ce li ricordiamo quando, perché loro arrivano, comunque in sogno, a volte non ce lo ricordiamo, però quando arrivano in sogno è straordinaria questa cosa, è bellissimo. Ciao Francesca, ciao, ti abbraccio forte anch'io. E poi pensate che io ho diverse persone di là nell'oltre, però sogno sempre un'unica persona che mi viene a trovare, cioè vabbè, mio papà. L'ho incontrato diverse volte nei sogni anni fa, però adesso incontro 2 o 3 volte al mese mi viene a trovare e mi avvisa sempre di qualcosa. Non mi era mai successa questa cosa, ma da quando se n'è andata questa persona, spesso mi viene in sogno e mi anticipa delle cose, mi avvisa di alcune cose. È una cosa nuova per me, perché poi alla fine ci evolviamo tutti, no? Miglioriamo, ecco. Francesca dice: mia figlia amava i gatti, ne aveva tanti, ne faceva adottare molti. Quando è mancata è venuto a prenderlo anche il suo gatto norvegese che era morto anni prima. Bellissimo. Beh, li ama ancora i gatti, tua figlia. Parlane al presente, ci sono, sai, sono molto presenti, sono molto
vivi, perciò parlane pure al presente. Sono sotto una forma diversa, ma molto forti comunque. Ciao Laura, immagino che hai anime intorno. Allora mando un bacio a mio figlio Giuseppe. Ma glielo puoi, ce l'hai anche tu le anime intorno, non è che ce le ho solo io, ce le abbiamo tutti. Gloria dice, lo ricordo perfettamente, non voglio svegliarmi. Immagino, Gloria, che non ti vuoi svegliare, perché è molto bello avere questi incontri attraverso i sogni. Tante volte mi sento dire, chiedi al tuo angelo, chiedi, digli che gli voglio bene, ma diteglielo voi, perché non è che sono solo vicino a me, io ho la fortuna di vederli e di sentirli, ma sono vicino a voi anche, perciò è giusto imparare il contatto diretto, no? Parlare con loro direttamente, dirgli quanto gli si vuole bene, di raccontargli anche la giornata. Maria dice, Susi, in un'intervista precedente hai detto che qualche volta vieni a Belpasso. Allora a Belpasso ci sono sempre venuta. A Belpasso una volta all'anno ci vengo perché ho già la data. E anche in Sardegna che avevo già la data. Mi diventa pesante a Bari perché vengo giù in macchina, per quello che ho detto che a Bari penso di non fare più questo viaggio così lungo. Barbara dice, quando mia madre mi visita nei sogni mi dà messaggi per mezzo di simboli, spesso non riesco a capire, almeno finché poi succede. Ok. E dicono tante cose attraverso i sogni. Ada dice, quasi tutte le notti sogno la mamma e siamo sempre insieme, però la mattina non ricordo il sogno, ricordo solo che ero con la mamma. Beh, è già tanto, Ada, il fatto di essere con la mamma, no? Anche se non ricordi i particolari, intanto ricordi che la mamma era con te. Angiolina dice: ciao, io sono io la persona che sogna di più mia suocera, non so perché. Sarà una tua guida, Angiolina. Può essere che tu abbia un legame particolare con lei, che probabilmente anche in vita non avevi, però di là si cambia, cioè si hanno dei legami particolari. Mara dice: mio marito Daniele è mancato il 31 marzo. Volevo sapere se sta bene, se è vicino a me, mio figlio e tutta la mia famiglia. Grazie. Allora, Mara, l'ho detto un sacco di volte: non faccio contatti in diretta, non faccio contatti a distanza. Loro stanno bene e ci sono sempre vicini. Perciò, basta che parliate con loro, basta che li sentiate. Loro ci sono sempre. Perciò, però non chiedetemi contatti a distanza o contatti in diretta. Beppe dice, questa diretta la farò vedere alla ragazza che è il fratello nell'oltre, gli sarei molto di aiuto, cara Susi. Grazie, Beppe. Maria Vera, verrò l'anno prossimo, ci sono appena stata, Maria, bel passo. Oriana dice, mia mamma tante volte viene in sogno quando c'è qualcosa che non va, è un modo per farci capire che c'è sempre vicina. Bellissima questa casa, cosa, Oriana, bellissima. E lo so che ci avvisano. Maria Laura dice, Susi, in che modo stanno vicino a noi quando vanno su nella luce? In che modo stanno vicino a noi quando vanno su nella luce? L'anima sta vicino a noi. Cioè, vanno direttamente quando l'anima lascia il corpo, non si ferma da qualche parte. L'anima va direttamente dove abbiamo l'altra vita, nell'altro mondo. E ci stanno vicini, sì, continuamente l'anima. È la parte più forte, più importante che abbiamo di noi. L'anima è quella che è più pura, è quella che ha memoria, è quella che capisce, è quella che ha esperienza. Non è il corpo che fa esperienza sulla terra, è l'anima. Mara dice: mio marito Daniele è mancato il 31 marzo. Volevo sapere se sta bene, se è vicino a me mi fa. L'avevo già letta questa. Oriana dice: ma gli angeli chi sono? Vieni, vieni, budino. Gli angeli sono quegli, scusate, ma ho un gatto che non sta bene. Gli angeli sono esseri potentissimi, delle forze, delle energie incredibili e amorevoli. Sono quelli che ci vengono dati quando arriviamo sulla terra. A tutti noi viene data questa figura, questo angelo che è quello che ci guida, quello che ci aiuta. È quello che ci conduce nella via terrena. A volte noi non ascoltiamo il nostro angelo, ma sono delle energie fortissime. Quando li sentiamo vicino a noi, ci immobilizzano anche, hanno un'energia talmente forte che ci tiene proprio stretti, cioè è una sensazione meravigliosa, ma a volte può anche spaventare. Però non ci faranno mai del male, ci fanno solo del bene.
Sono delle energie incredibili, sono fantastici. Qualsiasi cosa voi vogliate chiedere, chiedetela al vostro angelo. Poi non può fare tutto, non può salvare delle vite che devono comunque chiudersi, devono chiudere il percorso terreno, non possono cambiarci il percorso di vita, non ci possono dire quello che dobbiamo fare, perché non avrebbe senso altrimenti la nostra vita. Cosa ci veniamo a fare se tutto ci viene detto? Noi veniamo sulla terra e ci ricordiamo tutto quello che dobbiamo fare, poi lo dimentichiamo. Di conseguenza è un percorso che ci insegna, su cui dobbiamo imparare. Di conseguenza non potrebbero dirci alcune cose, ci indicano a volte, ci aiutano a superare certe prove pesanti, ci aiutano a non farci fare cose che ci fanno star male, a volte noi le facciamo lo stesso, però se noi ascoltiamo proprio da dentro l'anima, ci arrivano tanti, tanti consigli. Francesca dice: nel mio ultimo contatto a Brindisi mi ha riferito che quello che in questo mese si sta rivelando tutto, sia di date che eventi particolari, quindi ti educo sempre, più che loro sanno ancora prima di noi quello che accadrà, giusto Susi? Assolutamente sì, Francesca. Loro sanno tutto, però alcune cose non ce le possono dire. Anche alcuni segnali, alcuni particolari che arrivano nel tempo e che loro ci riferiscono in un messaggio, a volte non è capito completamente, non è chiaro, però riascoltandolo capiamo che tutto quello che ci dicono è poi comunque una cosa che ci era già stata detta da loro. Però è normale che non ci venga data chiara, a volte lo danno con dei nomi, a volte lo danno con delle date, nelle date sono precisissime. Perciò abbiamo la conferma, tutto questo perché avviene? Perché ci devono dare la conferma che loro esistono, che la vita, che c'è una vita oltre la vita, che la morte non esiste. Gloria dice: ciao Susi, parlando di cose terrene mi piace il colore e la piega che hai. No, la piega non ce l'ho, questi sono i miei capelli, Gloria, io ce li ho così. Ho dei colpi di sole, sì. E sono i miei capelli questi, li ho lavati, sono ancora un po' bagnati, sono così i miei capelli ricci. Ciao Gina, ciao, un bacione grande, anche per me è bello sentirti. Niente, Oriana, grazie a te per avermelo chiesto. Angela dice: dai, vieni in treno a Bari, in aereo, scendi a Palese almeno una volta all'anno, ti veniamo a prendere all'aeroporto, pensaci. Ci penserò, Angela. Adesso ho il problema di trovare la ragazza che mi cura i gatti, perché altrimenti non posso proprio muovermi. Poi vediamo, dai. Non vi abbandono, in qualsiasi modo. Eleonora dice: buonasera Susi, mio padre ha 86 anni con morbo di Parkinson e altre patologie. Non capisco perché debba stare a soffrire. Perché Eleonora, anche le malattie ce le scegliamo. Noi sappiamo già in che modo ce ne andiamo, sappiamo quanto tempo abbiamo da vivere, sappiamo le prove che dobbiamo superare, ce le scegliamo. Probabilmente questa malattia deve insegnare qualcosa. So che sembra una cosa assurda, non è una punizione, sono tutte cose che decidiamo noi. Perciò cerchiamo di prenderle sempre con gratitudine nel modo giusto, anche se a volte sono cose pesanti. Simona dice: Susi, è possibile che il dolore dell'improvviso distacco mi impedisca di sentire la mia Trilli? Sento tutti i defunti, ma lei non ci riesco. Possibile perché è andata via improvvisamente, capita. Che lo shock, aspetta, che lo shock blocchi fortemente Susi. Ma se tu mi dici che senti tutti i defunti, non capisco perché tu non debba sentire un animale o un altro, questo non te lo so dire. Il dolore sicuramente blocca, però non dovresti più sentire e vedere niente. Cioè, io ho avuto tante sofferenze per delle perdite, però li vedo comunque lo stesso. Hai capito? Cioè, questo che non riesco a capire. Se vedi gli altri, dovresti vedere anche Trilli. Francesca mi dice: posso sapere in quale abito in provincia di Piacenza, Francesca? Tu dove abiti? Allora, vado avanti col discorso di Eleonora, perché lo so che la sofferenza, quando vedi soffrire qualcuno che ami, quando vedi che qualcuno di molto giovane se ne va, sono cose
sono cose che non accettiamo, no, da esseri umani, perché ci chiediamo come mai tutta questa sofferenza, però dal momento in cui capiamo che sono prove che ci scegliamo noi, non dico che il dolore passa, non dico che le difficoltà non ci sono, ma dico che le superiamo in un altro modo. E superiamo il dolore in un modo diverso, con tanta tanta speranza e con una certezza, il fatto che comunque ci sono questi due mondi e sono collegati, perciò non finisce nulla. Cinzia dice: Susi, l'altra mattina ero seduta sulla porta di casa di mio figlio, ho pensato, Andrea, dammi un segno che ci sei, e ho fatto partire il registratore del telefono e ho pensato, mi basta una parola, mamma, e così è stato. Ascoltando la registrazione che ho sentito chiaramente sussurrato mamma, è stato meraviglioso, immagino, lo fanno spesso. Adoia le dice, nel mio atroce dolore ho avuto la fortuna di conoscerti, gli incontri con Davide, con i messaggi che gli trasmetti, mi danno la forza di vivere, grazie a te ho la certezza che Davide è vivo, grazie Susi, grazie a te Adele per le belle parole. Poi il merito è loro, perché loro si fanno capire bene e si fanno sentire bene. Abiti a Verbania sul Lago Maggiore, mi dice Francesca. Maria dice: Mia figlia se n'è andata volontariamente. Tu mi hai fatto un contatto dove lei diceva che era felice. Mi chiedo sempre se il suicidio faceva parte del suo percorso prestabilito. Sì, Maria, anche il suicidio fa parte di un percorso prestabilito. Loro mi hanno, molti ragazzi suicidati mi hanno dato dei messaggi, e uno che per me è stato bellissimo e meraviglioso. Mi hanno parlato proprio di esperienza, è un'esperienza che si fa e che molte persone fanno. Perciò loro parlano di questa esperienza. Allora noi diamo un motivo sempre terreno, no? Perché naturalmente siamo umani, viviamo sulla terra, abbiamo dei sentimenti terreni, di conseguenza diamo un motivo terreno, ma non c'è un motivo. Cioè il giorno è prestabilito, il modo è prestabilito. Poi abbiamo delle scelte in vita, ma sul fatto di andarcene, no, il giorno è quello e non cambia. Questo è quello che mi hanno spiegato e mi hanno detto. Poi la verità assoluta, lo dico sempre, ce l'avremo quando andremo dall'altra parte, poi ritorneremo, ce lo dimenticheremo, però ho avuto tante prove di queste cose, perciò prima di avere delle quasi certezze, ho aspettato ad avere delle prove da loro. Milva dice: tra poco dovrò cambiare casa, potrò percepire ancora mio figlio, oppure no, perché nella nuova casa non abbiamo vissuto insieme. Penserà che vado via e dimentico tutto quello che abbiamo passato in questa casa. Grazie. No, Milva, assolutamente no. Tuo figlio seguirà te. A loro del materiale non importa assolutamente nulla. Cioè, tuo figlio seguirà te, lo potrai sentire ovunque andrai. Cioè, si fanno sentire ovunque, non c'entra niente la casa, è una cosa materiale la casa. È quello che abbiamo nell'anima, quello che abbiamo vissuto con amore, con il cuore che ci avvicina a loro e che ci fa comunque continuare a vivere con loro. Ciao Barbara. Graziella dice, lo spirito è ovunque. Laura Angelini, ciao Susi, che bello vederti. Ciao, grazie, anche a te. Perciò, cioè, la cosa difficile per l'essere umano, e ve lo dico, l'ho fatto anche per mia esperienza, nonostante, ripeto, ho sempre vissuto con loro, io sono stata molto fortunata, però c'è la mia parte umana ed è molto forte comunque, di conseguenza ho fatto molta fatica a capire e accettare alcune cose, però. Anche a volte quando alcune persone vengono da me a chiedere consiglio, che io poi non mi permetto di dare consigli, io do messaggi, ma non mi permetto di dare consigli a nessuno o di risolvere nessun tipo di problema, io non sono quel tipo di persona, sto molto nel mio e faccio quello che mi hanno insegnato a fare, ma non faccio altro. Però molte volte l'essere umano molte volte ha un grave difetto in generale. Che non si prende mai le proprie responsabilità. Quando noi facciamo un errore, diamo sempre la colpa agli altri. Questo è successo anche a me. Noi non ci prendiamo mai la nostra responsabilità, non diciamo mai, va bene, questa cosa me la sono scelta, va bene, se mi ha fatto questo torto è perché probabilmente io ho indotto a farmi questo torto.
se una cosa finisce, non è mai solo colpa dell'altra. Se è una malattia, a volte ci procuriamo anche le malattie, anche se, ripeto, il percorso terreno è comunque scelto, non lo possiamo cambiare. Possiamo prendere strade per libera scelta e cambiare alcune cose, ma non alcuni punti. Qui inizia e ad un certo punto finisce, perciò questo non possiamo cambiarlo. Però è molto importante prendersi le proprie responsabilità, non colpevolizzarsi, che è un'altra cosa, però prendersi le responsabilità di come vanno le cose è una cosa che dobbiamo fare tutti, tutti. Dal momento in cui io capisco che se ho una persona davanti che mi inveisce contro, perché probabilmente anche io gli ho dato modo di farmi di inveirmi contro, poi capitano anche le cose che ci sono questi scontri di energia, no? Mi posso trovare una persona che mi offende o che mi dà addosso semplicemente perché vede qualcosa in me che lei non ha. A volte succede anche in questo modo. Gina dice: come sei bella, ah, grazie. Ho fatto un po' di colpi, ma li ho fatti già un po' di tempo fa. E perciò è importantissimo non dare la colpa agli altri, non dare colpe. Anche io lo dico spesso questa cosa, quando sento persone che dicono: io l'ho perdonato. È sbagliato dire l'ho perdonato, è sbagliatissimo. Io posso dire: ho compreso il perché di un certo suo atteggiamento. Io non sono nessuno per perdonare. Dio perdona, ma io non sono nessuno per perdonare un'altra persona. Io posso capire, lasciare andare, comprendere perché si è comportato così con me, ma non sono nessuno per perdonare. Cioè, cosa vuol dire il perdono? Cioè, io non l'ho mai usata questa parola, me l'hanno sempre detto anche loro, non usare mai la parola perdona. Usa la comprensione. È importante che noi comprendiamo anche gli atteggiamenti degli altri. Non possiamo sapere quello che ha nel cuore un'altra persona. Quando avvengono fatti terribili per noi, molto pesanti, per dire di un incidente, quando un ragazzo, un familiare ha un incidente, io ve lo dico perché mio padre ha avuto un incidente a 28 anni a causa di un suo amico che era ubriaco marcio, era fradicio, perciò la colpa è stata sua, è uscito di strada da solo e l'unico che se n'è andato è stato mio padre. Pensate che quando avevo 7-8 anni, forse ero piccola, mio padre era di Novara, quando mi raccontavano la storia di questo incidente, io ho voluto andare a conoscere questo signore, questo amico di mio padre. E mi ricordo che sono andata in questo bar, era un bar tipo i nostri vecchi circoli, proprio c'erano due o tre scalini, entravo in questa porta, c'era questo barettino un po' chiuso sulla strada a Cameriano e mi hanno segnato, mi hanno fatto vedere con un segno chi era questa persona. Il bar si chiama Da Mario, me lo ricordo ancora. E credetemi, l'immagine che ho avuto davanti mi ha strozzato il cuore, non ho pensato che lui era colpevole e aveva ucciso mio padre. Ho pensato che mi faceva una grande pena e che lui avrebbe sofferto per tutta la vita, a differenza di mio padre, che era di là, che stava bene, che si era felice, che potevo comunque averlo vicino, perché questo signore era coricato sul suo tavolino e io mi sono messa a piangere quando mi viene ancora questa emozione, perché mi ha fatto veramente tanta pena. Era coricato da solo sul suo tavolino, escluso da tutti, perché mio padre era amato da tutti, di conseguenza l'essere umano colpevolizza. Perciò era lì da solo, ubriaco, fradicio ancora, perciò penso che il percorso suo di vita sia stato veramente straziante. E ho pensato che mi faceva pena lui, mio padre ce l'avevo vicino, stava bene, e il mio pensiero non mi ha fatto colpevolizzare questa persona. Perciò è importante capire che comunque se anche accadono questi fatti, a parte che fa bene a noi cercare di lasciare andare il dolore e la rabbia verso un'altra persona, no? Che ha potuto causare qualsiasi cosa, ma poteva accadere in qualsiasi modo. Quel giorno lì non possiamo cambiare i fatti, non possiamo dare giorni di vita in più ai nostri figli o ai nostri genitori, non possiamo farlo. È finita in quel momento ed è così, perciò è importante
Pian pianino ci si arriva perché non è facile, perché ripeto, siamo esseri umani. Però per me è stato facile perché io ero nell'argomento, io con mio padre c'ero, io la mancanza di mio padre non l'ho sentita perché lo vedevo continuamente, ce l'avevo vicino. Per me è stato più facile, però non è difficile fare questa cosa. Aiuta in tanti modi, aiuta a sentirli, aiuta a collegarci con loro, aiuta a capire il vero senso della vita, ci aiuta ad andare avanti molto meglio, ma è verità, non è che uno si immagina. Queste verità ci aiutano ad andare avanti meglio, dice, e ad avere un contatto con loro. È molto importante fare questi passi. Angela mi dice: carissima Susi, mi è successa una cosa strana, indossavo un mese fa una catenina con un ciondolo raffigurante un angioletto. Aspetta, che vado indietro. Dov'è? Con il nome di mio nipote. Ho dovuto toglierla perché si è accorciata, essendosi fatto un grosso nodo formato da tanti nodini. Mi dava fastidio e l'ho riposta in una scatolina e l'ho messa in un cassetto. Domenica, avendo più tempo a disposizione, ho ripreso la scatolina perché volevo sciogliere il nodo. Ho trovato la catenina liscia, il nodo sparito. Nessuno ha preso la catenina per sciogliere il nodo. Certamente non sono matta. Tu cosa ne pensi? Che non sei matta, che fanno anche queste cose. Fanno delle cose materiali incredibili, perciò assolutamente, probabilmente è stato tuo nipote a sciogliere questo nodo. Lo fanno, Angela, non sei matta ed è un segnale veramente incredibile, bellissimo. Daria dice: cara Susi, innanzitutto ti ringrazio per i bellissimi messaggi che mi hai dato. Sono la cosa più preziosa che ho. Vorrei portarti mia mamma per un contatto con mio fratello, ma non riesce a fare viaggi lunghi. Nei prossimi mesi, per caso, è in programma di venire in zona Bologna, Ravenna, Ferrara, Forlì? No, ho in programma di venire a Modena, ma più avanti, non so se a ottobre-novembre. Ti ringrazio comunque. Ciao Luisa, ciao, benvenuta. Non ho le date ancora, vengo a Verona ma non so ancora quando. Per ora no, ma a Milano ci verrò. A Milano ci vengo perché sono neanche un'ora da Milano. Sono stata a maggio, mi sembra, a Milano. Angela dice: buonasera a tutti, buonasera Angela. Giuseppina dice: mi è capitato un episodio strano, è apparso nel mio letto un giovane con i capelli corti che mi abbracciava, non riuscivo a respirare e a parlare. Mio figlio è entrato nella mia camera da letto e questo giovane è andato via da sotto le lenzuola. Mi sono spaventata. Non ti spaventare, probabilmente se non riuscivi a muoverti era un angelo con la forma umana, però era sicuramente l'energia di un angelo. Vera dice: non è facile andare oltre la rabbia, dobbiamo fare un percorso personale che ci aiuti a comprendere. Guarda, Vera, non lo so se è proprio un percorso personale, cioè capisco cosa intendi, ho capito cosa intendi, però guarda, a volte basta il pensiero, a volte basta dirselo ogni giorno, a volte basta la ricerca di capire di qualcosa in più, a volte basta anche chiedere aiuto a loro che abbiamo lassù, che ci possa comunque aiutare a lasciare andare questa cosa. Sicuramente dobbiamo imparare, non è facile, lo capisco perfettamente. Maria Laura: mio fratello è volato via nello stesso giorno, nella stessa ora in cui è morta 56 anni fa la sorellina di mia mamma. Ho pensato fosse venuto un angioletto a prenderselo. Ma noi siamo accolti da, non dico da angeli, ma dalle anime, dai nostri cari siamo accolti quando ce ne andiamo. Ciao Cristina, ciao Barbara, ciao nonnina, ciao, è bello essere nonne. Detto che guarda che ora è perché io sto andando avanti, sì, abbiamo ancora 5-10 minuti. Perciò sono tanti i segnali che ci danno, guardate che basta ascoltare e ci rendiamo conto di quanto sono vivi, sono molto più vivi di noi. Molto più vivi di noi. Roberta dice: mio figlio ha avuto una farfalla che gli è girata intorno per un po' e poi gli si è sposata sulla spalla. Assolutamente sì, le farfalle sono dei grandi segnali. Io ne ho una che tutti gli anni è la stessa identica farfalla, molto grossa oltretutto, in un giorno particolare arriva da noi. Perciò non può essere un caso che tutti gli anni, lo stesso giorno, possa arrivare questa farfalla. Luisa dice: ho il desiderio nel cuore di avvicinarmi al mondo dello spirito, come se fosse questo il mio percorso. Luisa, è il percorso di tutti. Ti
Cioè, avvicinarsi al mondo dello spirito è di tutti, perché quello che è il lavoro che stanno facendo loro dall'altra parte è proprio di aiutarci a condividere tante cose, a capire il vero senso della vita, a migliorare il mondo, a migliorarci noi, ad aiutarci ad evolvere, a farci riconoscere, a superare in un modo più dolce i dolori della vita. Il mondo dello spirito è per tutti, è il percorso di tutti, dobbiamo farlo tutti perché aiuta tantissimo. Poi sicuramente ci sarà una divisione su questo percorso perché non tutti saranno pronti per capire e per avvicinarsi, però è di tutti. Cristina dice: brutto non sapere il motivo di aver perso una persona cara, vero Susi? I sensi di colpa sono infiniti. Brutto non sapere il motivo di aver perso una persona cara. Ma Cristina, ripeto quello che ho detto prima, non c'è un motivo. Cioè noi siamo sempre fissati sul punto di dare un motivo a tutto. Cerchiamo di essere più fatalisti, a dire questo doveva comunque accadere. Poi lo dico con calma perché a volte c'è qualcuno che può prendere le cose in malo modo, che gli si gira la ciribiricoccola. Si può permettere di fare del male perché questo è quello che doveva fare. No, non è così. Cioè, non è che noi dobbiamo fare del male perché le cose accadono. Dobbiamo cercare di evitare che alcune cose accadano per male. Poi alcune cose non possono non accadere. Cioè, ve l'ho detto, ci scegliamo tutto. Cioè, la nostra vita viene comunque scelta da noi. Poi, ripeto, abbiamo delle libere scelte, però ad alcuni punti non li possiamo cambiare. C'è gente che soffre di malattia per anni e lotta comunque per vivere e accetta, ed è grata, ed è grato o grata alla propria malattia. Pensate, ne ho sentiti tanti, sapete, perché vedo purtroppo tante persone che soffrono. Di conseguenza ho incontrato queste persone che sono grate anche della malattia che hanno, di poterla superare, di poter guarire. Vera dice: io chiedo sempre aiuto a mia figlia Giulia che è nell'oltre e penso che se il mio dolore tante volte sembra più leggero proprio per il suo aiuto. Ci amavamo e ci amiamo tantissimo. Assolutamente sì, Vera, hai perfettamente ragione. Tua figlia ti aiuta sicuramente. Cristina dice: la morte prestabilita, sì, lo sappiamo già, poi dimentichiamo. Angela dice: Susi, come si fa a conoscere le date dei tuoi incontri? Grazie, sono di Pesaro. Siamo a Pesaro, ma non ci vengo, Angela. Ciao. Niente, Luisa, grazie a te. Comunque, le mie date, adesso in questo periodo non ho avuto tempo perché credetemi, non ho avuto il tempo di respirare. Però io di solito le date le metto sempre sulla mia pagina. Cristina dice: vorrei mettermi in contatto con mia mamma, mancata a gennaio. Le chiedo di apparirmi in sogno, ma è successo solo una volta. Forse in questo momento impegnata, non chiedo nel modo giusto. Qual è il modo giusto? Devi stare serena, Cristina. Il modo giusto è quello, perché non è che non arrivano, a volte noi non li sentiamo, non li vediamo, loro ci sono sempre. No, Patrizia, non faccio sedute online. Roberta dice: mi aiuta tanto la fede. Assolutamente sì, Roberta, aiuta tanto la fede. Grazie a te, Cristina. Allora, sono le 10:30, vi saluto. Vi ringrazio, la prossima diretta la faremo sicuramente a settembre, poi deciderò insieme ad Anna, vi daremo le date comunque delle prossime dirette sulla rubrica. Preparatevi sempre le domande nel limite del possibile, in quello che so, in quello che mi hanno insegnato, perché non è che so tutto, lo dico sempre. Anche a te, Angela, no, non vi abbandono, vi abbraccio tantissimo e vi voglio bene, lo sai. Vi ringrazio per le domande, vi ringrazio per essere stati qua, per avermi dedicato quest'ora e vi abbraccio. Vi auguro una buona estate e mi preparo per scrivere il mio libro, non vedo l'ora di poterlo scrivere. Vi abbraccio, poi vi dirò quando lo pubblicano, la pubblicazione dovrebbe essere ad ottobre. Ciao a tutti. Vi abbraccio, beh, ma Patrizia potete anche contattarmi in privato, se mi contattate su Messenger ve lo dico, però non le ho ancora messe giù, aspetto a settembre poi a mettere giù le date. Vi abbraccio,
Tanto, e grazie, grazie, è stato un piacere stare con voi e vi voglio bene. Grazie a Enrico, grazie ad Anna, grazie a tutti. Un abbraccio grande e vi auguro una bellissima estate. Ciao.